La seconda città della Sardegna, a causa della politica cittadina, è in declino, soprattutto se raffrontato con le attività del capoluogo e di altre realtà del nord Sardegna, come Olbia. Ad affermarlo è Tore Piana, coordinatore di un movimento politico di area liberale, senza ruoli attivi nelle istituzioni pubbliche nell'isola. Oggi Sassari appare come la capitale delle grandi opere incompiute, continua Piana. Tra tutte ricordiamo il campus universitario, un investimento di circa 42 milioni di euro. La stazione internodale degli autobus, investimento di circa 23 milioni di euro, i cui lavori sono ripresi, è il completamento della metropolitana di superficie con collegamenti nell'Interland e aeroporto di circa 20 milioni di euro, il frigo macello comunale di Truncoreale, investimento di circa 5,5 milioni di euro, l'ex mattatoio comunale di Via Duca degli Abruzzi, investimento di circa 3 milioni di euro, e ancora il nuovo cimitero comunale, un investimento di circa 60 milioni di euro. Insomma, prosegue Piana, un vero e proprio disastro. A tutte queste opere incompiute in periodo di pandemia si aggiunge il mancato ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari, costo complessivo dell'opera 95 milioni di euro. L'impresa aggiudicataria, la Salk SPA della famiglia Salini, che potrebbe intentare un'azione legale di risarcimento danni per mancati ritardi guadagni, sarebbe l'ennesimo colpo di grazia per il territorio, conclude Piana, ma anche la dimostrazione che i finanziamenti per Sassari esistono, ma la classe politica non riesce a spenderli.